sempre pronti ad ascoltare la tua musica. Siamo qui a sentire la tua voce e le tue emozioni. We Believe in Music, il format radiofonico per la musica e gli artisti emergenti. Il sabato in diretta dalle 17 con Chicco, Scat e la regia di Angel White. We Believe in Music, persone oltre la musica. La musica. Brum, brum con la macchina, brum, 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 in brum, questi brum, giorni con sta pioggia un po' casino, se fa brum, brum, eh? Brum, brum, brum. Ben ritrovati amici all'ascolto, pronti per la nostra terza puntata di questa nuova stagione di We Believe in Music. Ben ritrovati amici, siamo su Radio.Musica alle 17.03 minuti primi. Buonasera Angel White. Buonasera a voi. Ha fatto anche la videosigla, ha detto. No, vabbè, qua proprio l'evoluzione si è superato. Neanche i Pokémon, siamo diventati dei Pokémon, siamo diventati. Si è superato, si è superato. E vado a salutare anche il mio amico di viaggio, il signor Scattone. Io buonasera. Saluto a te, mio caro Chicco. Buonasera anche a te. Tutto bene? Fa freddo, eh? Finalmente è arrivato il tuo amato freddo. Ah, no, si sta bene. Si sta bene. Vedi, sono ancora a manica corta, temperatura gradevole. Domani dice che sta. Che sta domani? Allerta media. Pur domani. Pure domani. Cioè, non... Pur domani. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Tra l'altro, qualcuno è contento che stia piovendo. Chi si occupa di. Beh, chi si occupa di agricoltura. Di agricoltura sì, magari di eventi no, purtroppo ci sono tanti eventi nella zona anche purtroppo. Vabbè, ragazzi, prima o poi bisogna tornare all'interno, l'estate ormai è un lontano ricordo, si può definire così. Allora signori, Radio.Musica, San Michele di Bari, anzi come direbbe Scattone, San Michele do Brasile. Subito le nostre coordinate 393-282-4444 dove inviare i vostri messaggi WhatsApp. Oggi abbiamo due ospiti nuovamente, come il nostro solito, e ce n'è uno in particolare che sì, perché insomma, noi ci apriamo a nuovi orizzonti, noi siamo We Believe in Music, e poi gli chiederemo ci sei venuto a Fedo, cioè to play something. Però visto che siamo in radiovisione, quindi ci state anche guardando su tutte le nostre piattaforme, quindi sul nostro sito radio.musica.com, RT Calabria e poi Napoflix, che salutiamo, ciao amici della Calabria, della Campania. Scorsa mi sono arrivati anche delle foto mentre alcuni amici calabresi guardavano il nostro Weebly. Che carino. Quindi permettimi di salutare Giovanna, Salvatore e Marco. Che bravi, dalla Calabria ci arrivano anche i saluti, belli. Magari anche una soppressata, io dico sempre, sarebbe sempre ben accetto. Però gli amici della Campania, cioè, vuoi mettere? Vabbè, dai. Cioè, sono due regioni che è difficile scegliere e quindi mangiamo tutto. Poi chiederemo ai nostri ospiti qual è la loro preferenza, anche perché poi da casa nasce casa, si dice così, è vero? Assolutamente. Vabbè. Sì. Allora, rimanete con noi, mandiamo un disco, tra poco vi presentiamo i nostri ospiti. Non andate via, primo disco, Purple Disco Machine. E questa è la scoteca. Ben ritrovati amici all'ascolto, perché si fosse collegato solo in questo momento, questo è We Believe in Music e poi qui su Radio.Musica il pomeriggio in nostra compagnia, in compagnia dei nostri ospiti che adesso avrò il piacere di presentare. Vuoi farlo tu per favore? Come... Assolutamente sì, io sono veramente felice oggi perché come abbiamo detto noi siamo We Believe in Music, ma col passare del tempo, noi vediamo anche questo piccolo spoiler, ci apriamo un po' a tutte le arti. Oggi certo. Siamo ben felici di avere qui con noi Daniele Condotta e Vito Antonio Gasparro. Buonasera ragazzi. Buonasera a voi. E poi c'è quell'altro discolo là. C'è un infiltrato. Ma tu l'hai portato? Ma non lo so perché me lo ritrovo sempre a fianco. Io pensavo fosse niente. Sparito la circolazione, invece sempre nel me lo sono ritrovato. Io me lo sono trovato qua, non so perché stufato. Hai visto? Voglio la presentazione. Sì, infatti volevo presentare anche insieme a Daniele, nostro Gasparro, questo pomeriggio c'è Luca Filograno. Oh. Ciao radio amici ascoltatori, ciao. Vedi, già sa. Mai buongiorno. Amici ascoltatori, scusi, siete già buongiorno. No, c'è la Chicco. Oh. Ma l'hai invitato tu? Ce l'ha chiamata? No. Quello si infila, si imbuca le feste. Me la prendo. No, in che senso? Scusa. Esatto. Va bene. Ciao ragazzi, come state? Iniziamo un po' a parlare
parlare di voi. Daniele, come stai? Molto bene, molto bene. Sono contentissimo che stanno arrivando le brutte giornate, finalmente. Io odio il caldo, quindi va benissimo così. E vabbè, diciamo, contentissimo di essere qui. Complimenti alla casa, veramente bella struttura. Grazie, grazie. Il signor di prima è quello che sciacqua. Ah, allora a lui bisogna andare dopo. Sì, okay. Sì, a lui dopo bisogna fare i complimenti, è inutile che li faccio a voi, non serve a niente, non esce niente da voi. Vabbè, no, vabbè, vabbè, io due cose ho portato, l'acqua. Ok, ok, no. Infatti è noto il tuo piacere di essere nella parte invernale, sì, nella stagione, dal tuo abbottonati la gola, cioè già ti stai prendendo... Ma io l'estate proprio non la sopporto più, non la sopporto più. Cioè... Il caldo, il sudore, basta, sabbia, la salsedine, i turni... Luca Filograno, tutte le cose peggiori dell'estate. Il problema è che Filograno è multistagionale, sì, capito? Cioè... L'ho scoperto oggi. Cioè, come un sempreverde, dove lo metti sto? Sempre. Non è che abbia bisogno di presentazioni. Daniele Condotta, influencer, youtuber, tiktoker, disoccupato, diciamolo. Artista, comico, cabarettista. Ma parlo di che tutte queste cose alla fine non... Mi spero abbastanza bene. Come direbbe una famosa, un famoso personaggio Barris, è la strascinare, ce la va a fare. Esatto, la nostra Annunzia, che poi abbiamo il contributo anche, dovremmo averlo. Sei diventato papà da poco, è vero? Sì, sono sei mesi. Vedi, abbiamo saputo come... le notizie girano. Sono arrivati i confetti pure qua. Le notizie girano, cioè, si dorme molto poco, però, vedi, però è molto molto bello davvero. La prima sensazione a freddo, si dorme poco. Tu però sembra che la bambina dorme tanto, è vero? Diciamo. È nervosa, come si dice, è nervosa la bambina, sì, ancora. Sì, ancora deve capire la notte e il giorno, però dacci. Luca, tu invece? Lui dorme. Io sono il padrino della bambina. Che sei? E io dormo padrino di più. Ho detto così. No, di lavoro fa questo. Okay. Colui che deve indirizzare la bambina verso un futuro migliore. A tu posto. Pensa, chi ci siamo affidati? Tu e la signora l'avete scelta, non è che sono venuto io. No, abbiamo fatto un sondaggio su Instagram. È uscito lui. Cioè, Dal sondaggio su Instagram. Incredibile. No, sta scherzando. Dal cuore ha sentito questa cosa. Quindi, ma come dico bene questa cosa? Dal cuore. Come c'è, quando c'è, sì, il cuore. Sì. Cosa? Stai cercando di togliere quanto è più possibile la tua cadenza barese, ma voglio dire. Basta. Noi qui non ci nascondiamo, ragazzi. Siamo pugliesi e ce ne vantiamo. Se deve cadere qualcosa di pugliese, che cada pure. Ma sì, ma cioè, non ci nascondiamo dietro un dito. Anche se poi sono differenti le linee editoriali, va bene lo stesso. Se le linee editoriali sono diverse. Appunto. Allora, Daniele, fammi salutare anche il nostro Vito Antonio Gasparro, che oggi sarà in nostra compagnia. È venuto da lontano, Antonio. Sì, lui viene, pensate, ha fatto un po', diciamo, è arrivato giusto per la qualche centinaio di metri da San Michele di Bari. Quindi sei mosso da ieri. Tu sei da ieri. Sta in viaggio. Hai alloggiato qua e poi lungo viaggio. Sì, l'abbiamo fatto pure la trasferta. È normale. Cioè, andava messo in libertà. Pernottamento, tutto quanto. Tutto. Io mo la domanda mi viene spontanea, ma ci sei venuto a fare tutte e due? Cioè, fatemi capire, tutte e tre. Noi ci hanno detto che stanno i dolci alla fine. Noi ci hanno detto questa cosa. Il l'unico motivo, il buffet finale. Un po' come quando vai al convegno, che tu non aspetti altro che... Esattamente. Sì. Quando vai alle convention. A levarti le chieche lì. Va bene. Abbiamo piacere di sentire una parte nuova, cioè una parte che ormai è entrata a far parte nella società, che sono proprio gli influencer, e sono le persone a cui posso molti permettermi di aggiungere una fanno cosa, riferimento una parola influencer. Gli influencer sani. In che senso? Perché stanno in questione malata. No. Questa è per tutti quelli che ci seguono da Al Jazeera, no? Sì. Fa una traduzione. No, sotto nella radiovisione ci sono i sottotitoli. Già i sottotitoli. Cioè, abbiamo l'intelligenza artificiale che mette già la traduzione. Però ho visto l'intelligenza artificiale in seria difficoltà per questa, sì, per questa traduzione. C'è anche quella trova difficoltà. Cristian Mala. Stanno. Lui dice, come hai detto, sano, perché è una comicità pulita. È un procacciatore di sorrisi, di arte pulita, di sorrisi. Good vibe. Vedi. Non ho capito. Good vibe. Si questo vede. È un altro. Io ho detto, però l'intelligenza artificiale, dai, questo ce l'ha. Quindi lui viene dalla parte americana di San Michele. Sam Kalof. L'ha cercata adesso su Wikipedia. L'ha cercata adesso su Wikipedia il termine. Come hai detto? Come parli bene? Ma c'è il pizzo che se marrai Luca. Oh, dici noi. Questo era per dirti la pulizia, e poi good vibes. Good vibes. Ma voglio dire, ma si sa che a Bari e dintorni siamo negli States, no? Cioè.
Saint Michel of Cheaters, no? Esatto. Non so che significa, però cioè, però va bene. Però va bene, suonava bene, suonava bene. Mi sembra di sentire Pino Campagna quando faceva la scena dei dialetti, dei dialetti di dove assomigliassero. E invece il nostro Gasparro portò la sua musica, perché noi nel nostro programma rimane sempre l'ideologia di far conoscere la musica degli artisti emergenti e non solo, ma anche di avvicinarsi agli artisti in generale. Ecco perché la presenza e l'unione oggi di questo, okay, di questo, e questo tipo. Quindi è tutto chiaro. Ma Filograno? Cioè, tu hai fatto un ottimo cappello a tutti, ma continua a non capire Filograno. Cioè non... Allora, Filograno potrebbe essere utile per andare a cena da, capito? Okay, cioè, okay. Lui più il proprietario della radio esce qualche cosa. Hai capito? Cioè, l'intento era poi andare a mangiare da lui, okay, perché okay. Nel bistrò. Okay. Quindi... Già fa la pubblicità, stiamo. No, io non ho detto. Vabbè, ma mica. A parte che non ha bisogno di pubblicità, in quanto. Okay. Quante scene hai girato? Ma in guarda, ormai sto più là che a casa. Cioè, avrai girato il corriere viene direttamente al bar, lasciami pacchi a me. Tanto sa che non mi trovo a casa, sto al bar di Luca. Quando ti quando arrivo di condotta, no. Ne abbiamo, ne ha fatti centinaia. C'era un periodo, Luca, correggimi se sbaglio, dove praticamente, soprattutto all'inizio, quando giravamo al suo bar, io chiedevo, cioè riuscivo a cambiare i turni di Luca, cioè i turni di Luca e dei ragazzi che stanno al bar, decidevo io, perché in base a quando dovevo girare, Luca faceva tutte le rotazioni, cioè quindi è stato un periodo dove mi sentivo confermo, azionista del bar. Quindi. No, io poi ti devo dire che spesso siamo andati a cena insieme con Luca e mi è capitato che lui dicesse, ragazzi devo andare via perché alle 5 devo aprire. Sì. O sbaglio? È vero. E io mi meravigliavo. Siccome alle 5 tu alle 5 non ho capito l'ultima parola. No, niente. No, sento delle voci, delle interferenze. Alle 5 stanno lui e Metronotte per strada che si lampeggiano tra di loro, che si scambiano il clacson a Bari. Abbiamo chiesto al nostro Daniele di portare un po' di musica, anche perché il contesto musicale radiofonico. Devo portare chiavetta, non sapevo niente. No, in anteprima ti pensavo che ci avevate voi qua. Ci avete detto una radio, cioè, avranno la musica. No? Noi no, non siamo del mestiere. Okay, no? Okay. Quindi ascolta. Questa ce l'abbiamo. Queste sono le canzoni che piacciono a me. Abbiamo... Queste sono le canzoni che piacciono a me. Quindi ti abbiamo studiato per bene. Così. La mia playlist in macchina è questa. ma non sto scherzando. Adesso lo scopriremo, perché capiremo e impareremo a conoscere meglio anche Daniele. Con alcuni brani che metteremo oggi. Okay. Io direi di passare con il primo brano, che invece è quello del nostro Gasparro. Si chiama. Guarda quanto è complicato. Groove it in your bag. Io non ho il livello C di, capito? Che figura. Ascoltiamo. Vabbè, è giustificato perché comunque è un gioco di parole, cioè. Vabbè, intanto non significa niente, quasi. Ah. È un come precision, è un gioco di parole. È un gioco di parole. È un gioco di parole, diciamo. Poi vabbè, facciamo che lo ascoltiamo, poi ne parliamo con te e insieme a Daniele. Rimanete con noi, yes, qui su Radio.Musica. Thank you.
E questa era Vito Antonio Gasparo qui su Radio.Musica We Believe in Music. Ben ritrovati amici all'ascolto. Sono le 17 e 21 minuti primi. Una roba proprio easy. Easy. Allora, caro Gasparro, qualcosa di nuovo? O ti devo chiamare Vito Antonio? Vito Antonio è meglio, dai. Se è troppo difficile, trova un altro nome. Gasparro, sempre il professor Gasparro. Diminutivo, sì, Gasparro. Mamma. Seconda guerra mondiale, dai, forza. Pensavo fosse il tuo nome d'arte, Gasparro. No, non ho un nome d'arte. Non hai un nome d'arte? No. Dove si acchiotcusolto? A San Michele, alla piazza, là dietro ho trovato. Sopra la strada, andare ho visto. No, vabbè, questa è andata. Quindi tu in realtà componi musica, questo si chiama Groove It In Your Bag. Yes. Che non significa nodo, cioè sto cercando di tradurlo. Allora, no, diciamo che è un gioco di parole che deriva da una composizione che si chiama Bag's Groove. Ok. Che è stato, diciamo, un brano che è praticamente il marchio di fabbrica di un importante vibrafonista jazz che è stato Milt Jackson. Diciamo, è, questo brano è nato come un tributo, un omaggio vibrafonistico. Io essendo vibrafonista, suonando vibrafono, è nato come un omaggio che però poi si è trasformato in una composizione originale. Vi tanto a noi ti vogliamo bene. Chi non sa cos'è? Siamo felici di tutto, allora, ma dobbiamo io spiegare un po'. Controllando a cellulare, ma io sono vibrafono. Venuto qua per questo. Bravo. Io sono qua per fare divulgazione. Ecco, vedi. Anzi, ce l'abbiamo la divulgazione. È come i medici allo studio. Anzi, medico, quando specifico vai da... divulgazione non richiesta. Ma infatti vai, ci siamo. Ah, vedi, ecco, vedi. Adesso ci spieghi. Però tu devi calcolare che noi abbiamo filograno in studio. Molte cose non vibrafono non ci arriva. Non ci arriva. Lo vuoi spiegare tu, Luca? Voglio lasciare immaginare cosa ho pensato. Vabbè, sì, le allusioni si sprecano, potremmo dire. No. Con filograno poi figurati. Non c'è qualcuno che me lo può spiegare, per favore? Allora, e poi sicuramente a tutto si può trovare un utilizzo alternativo. Su questo ci mancherebbe, sì. Però diciamo che è un parente stretto dello xilofono. Ah, ecco, okay. Xilofono magari. No, questo lo conosco, sì, sì, lo xilofono, sì. Bene, e il vibrafono è una specie di xilofono, solo che anziché avere i tasti in legno ha i tasti di metallo. Ah, ok. E ha un pedale sotto, tipo pianoforte. Ok, e si percuote con delle bacchette. Con delle bacchette. Le mazzuole. Si percuote il vibrafono. Il vibrafono, non... Ok. Capito, Luca? Ok. C'ha capito qualche cosa, Luca? No, sta cercando. Sinceramente, voi, non lo so, su Wikipedia potete trovare delle immagini. Sta cercando su Yahoo Answer. Non sa che l'hanno chiuso. Vi ho mandato delle foto. Alcune foto si vede di bravo. È così. Potete fare un'idea, insomma. Stavo per dirtelo Yahoo Answer, ma ci saranno... sta provando. Dici, poi che non funziona. Che devi fare? Così. Saranno secoli. Andando all'osso, sono delle barre metalliche che vengono che vibrano, e quindi messe di una certa lunghezza hanno una nota diversa. E chiaramente, più o meno, diciamo. Come direbbe così, Gianni Ciardo, dalla faccia me ne sono andato. Ormai una chiara identica. No, è giusto, si usa, dice, sì, no, sì, dalla sì, faccia. Dalla faccia me ne sono andato. Dalla faccia me ne sono andato. Allora, il tuo profilo social per farti riconoscere. Vito Antonio Gasparro su Instagram. Così è proprio lineare. Noi così lineare. Ci piacciono gli artisti lineari. No, così come mi vedete sono. È inutile che devo ricordare il tuo di profilo social. È uguale al suo. Sì. Mi sembrava superfluo. Con qualche follower in più forse. I suoi. Ma perché sono tutti parenti. No? C'è una famiglia numerosa dalla parte di mia madre, sono tanti. Voglio vedere al matrimonio. La so cavoli. Tra l'altro hai fatto tante gag sui matrimoni. Sì, non sono sposato, la cosa è che non sono sposato. Infatti, ragazzi, ci va bene, facciamo 20 video e faccio un matrimonio. Ma quando ci sposiamo, ho proprio fatto i video, cioè quelli valgono già. Ti sei già sposato nei video? C'ho già il film del matrimonio, c'ho già le foto. I cazzi miei di sciagliare, e quei tuoi non lo vedi. Ma se non si vuole sposare, fatemi vedere. Non sto dicendo niente. Quanti odio c'ha questo? No, cioè è un meme vivente. No, devi vedere, non hai visto niente ancora. Anzi, non l'hai sentito, perché alla fine va così. Bellissimo. Quindi, video. Ho perso il filo. Di xilofono. Se non sai che dire. Vibrafono. No, mi chiedevo se avete fatto anche i profili sull'altro social. Entrambi. Per quotere.
No, ah. Magari no, là no. Si può percuotere. Sono lì fan, avete fatto. No, 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 no. Non ancora, non ancora. Non ancora. Mamma mia, ho visto la tua foto, sei troppo bello. Com'è? In che senso? Ah. Però poi continua la frase. Ti spompi in E qui entra in cattedra la filografia. Vedi, è qui è le so tutte. Lui si è trattenuto per un amico. Poi ha detto. Questa è invece la sua playlist che è in macchina. Ti ricordi che andiamo anche in televisione? Eh? Anzi, dalla volta scorsa, adesso siamo anche su YouTube. Io volevo chiedere, se mi permetti, Chicco, scusami. Come stai qua? Come nasce questa passione per il vibrafono? Cioè, la chitarra, il sax, la batteria. Dove l'hai trovato il vibrafono? Cioè, non penso che tu sia andato al negozio di musica. Prendo un vibrafono. E con il negozio di musica dici, non lo so che cos'è. E lui ci cerca di spiegare. È tipo uno xilofono. Esatto. Un pedale. No, allora, diciamo che io ho iniziato a studiare il vibrafono frequentando il conservatorio. Okay. Quindi, diciamo, il mio percorso musicale inizia con la batteria. Tra l'altro proprio qui all'associazione Pula Flava di San Michele. E poi successivamente intraprendendo il percorso di studi in conservatorio ho cominciato a studiare il vibrafono e altri strumenti a percussione. Quindi si studia al conservatorio? Si studia al conservatorio. Tu l'avresti mai pensato a cosa del genere? Sei obbligato. Adesso mi sembra chiaro. Nel corso di strumenti a percussione sì. Ah ecco, sì, bisogna studiare il vibrafono. Poi il pianoforte mi sono fermato, cioè, poi non sono andato. Vabbè, in realtà sono anche parenti, cioè nel senso il vibrafono ha una struttura simile a quella del pianoforte, cioè una tastiera proprio. Quindi, sì. Però sì. Anche nel pianoforte ci sono i martelletti che picchiano la corda. Strumento a corde percosse. E percorse, capito? Percosse. Quante cose che si imparano. Sempre. Vedi, questo è un vibrafono, lo vedi? Esatto, sì. Facciamo vedere gli amici a casa, aspetta. Bello ingombrante. Si vede? Si vede. Poi tra l'altro la predilezione per questo strumento in realtà è nata dopo aver finito gli studi in conservatorio. Cioè nel senso, io ho studiato il vibrafono perché dovevo studiarlo. Poi insomma la mia esigenza, diciamo, compositiva, espressiva si è andata a sposare poi con le caratteristiche peculiari di questo strumento qua. Cioè pure il vibrafono si è sposato, tranne io, e tutti tranne me, tutti tranne me. Incredibile. Va bene, allora io metterei un disco, così essendo una radio possiamo pure mettere un po' di musica, va bene. Il prossimo disco lo dedichiamo a Daniele, perché pare che è un titolo particolare, vedi? Si tratta di Camila Cabello con Bam Bam, e lo ascoltiamo, poi capiamo a Daniele, ci è piaciuto, sì, ci è piaciuto. Sì, ok, poi vediamo. Poi passiamo. Yeah. E questo è il disco di Camila Cabello, Bam Bam, il nostro disco per Daniele Condotta, che adesso ci spiegherà quante volte l'ha usato nelle sue... se l'ha usato. No, tanto, lo uso nelle storie, cioè, mi dà proprio di... Ecco, se c'è un brano che mi ricorda l'estate, che mi rappresenta l'estate, è questo. E quindi lo odi, scusa. No, diciamo nella parte bella della parte bella dell'estate, divertimento, feste, eventi, è un brano che uso prima di fare spettacoli, è un brano che mi dà la carica. Quindi diciamo, per me è proprio un brano significativo, proprio mi piace il ritmo latino bello e in effetti ti dà un po' di quella ti dà quella carica prima di partire in scena, cioè ascolto sempre questo e poi entro. Sì, perché vogliamo ricordare che Daniele non fa solo video su TikTok ma fa anche degli spettacoli. Sì, tu lo vedi così che dici vabbè ha fatto il video, si è messo là dietro, invece no, anzi Daniele oltre ha scritto un libro, ha girato un film, cioè, che stava anche su Amazon, ricordo bene, su Amazon Prime Video, se non l'hanno tolto sì. Può essere pure che l'abbiano. No, in realtà ogni volta che apro in TV Prime esce lì sotto. Come a dire guardalo. No, l'ho guardato. Però quello dice sta qua. Cioè. Forse dice non l'hai guardato bene, riguardalo. Vabbè, ad ogni modo. È una minaccia, Quindi è perché per dire che l'artista non nasce da niente. Comunque sotto ci sono delle basi che è proprio la comicità, è fare cabaret. Cabaret, tosta cabaret. Quanto è difficile far ridere la gente? Tantissimo. Io diciamo che mi trovo sul web per puro caso, tra l'altro. Cioè io sono partito nel 2012 a fare cabaret e il mio sogno era fare televisione, cioè fare le sitcom di Telenorma, tanto per intenderci, ecco. Favolosi. Perché sono cresciuto con Totti e Tata, quindi il mio sogno era quello da bambino.
incomincio a fare cabaret, quindi senza volerlo mi sono trovato in questo mondo, però lato teatrale, ecco. Certo. E ti rendi conto però che quando incominci un percorso dici, e mo chi viene a vedermi? che fondamentalmente è quello il problema. E quindi la televisione è tutto un meccanismo troppo difficile, troppo. Perché devi avere chiavi, sponsor, devi avere tanta roba. Solo per voi. Ecco. Esatto. E il web in quel momento era 2014, Facebook non se lo pensava nessuno per i video, era usato veramente per solo per messaggi, se così, buongiornissimi, incontrare gli amici che non sentivi da anni, che poi dicono, li sentivi da anni, c'era un motivo perché mi devi trovare su Facebook. No, esatto. Pubblicare il primo video così per puro per all'inizio puro c'erano gioco. I gruppi, sì, delle classi, sì, nasce per quelli che avevano lo stesso cognome dall'America, tutti, le cose. Per solo per questo motivo, ma perché? Quindi dici, ma provo a buttare sto video, tanto l'avevo preparato una ventina di video proprio per dimostrare, cioè per fare una puntata zero dimostrativa per la TV. Non l'hanno accettata. Dice, ma ormai li ho fatti, voglio li metto su Facebook. Proprio sai, piuttosto che buttarli, li metto su Facebook. Qualcuno li vedrà. Da là è nato tutto. Perché la gente ha cominciato a commentare, a condividere il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Dice, oh, è bella sta cosa. Da là nasce il web per me. E quindi poi è diventato ormai il tuo lavoro. Un lavoro. E quindi ringrazio quel video, cioè quel no che mi hanno dato, è stato il là per iniziare un percorso. Cioè a volte quando si dice il destino, quante porte chiuse poi non si capisce, non si capisce. Ma poi in questi 10 anni la comicità è cambiata. Tantissimo. Puoi dire qualcosa, non puoi dire più una cosa che dicevi 3 anni fa. Adesso c'è il politically correct, no, adesso e adesso non puoi dire ad Angelo che c'ha la barba pronunciata. Non si può dire più, dico la barba perché ovviamente potrei dire tante altre cose. Siamo diventati difficili e anche chi ci guarda è ancora più difficile. Sì, che poi siamo tutti professori senza laurea. La cosa che diciamo, noi ridiamo per qualsiasi, cioè, se vogliamo nel privato, no, ridiamo per qualsiasi cosa. È vero. E è vero. Siamo senza schemi. Poi però quando diventiamo spettatori di un prodotto, che sia anche web, là come che diventiamo? Aspetta, io potevo farlo meglio. Però questa cosa non va detta, però così vai a offendere mio cugino di terzo grado che anche lui c'ha l'herpes, quindi è peccato. Che c'è un'associazione per ogni cosa, cioè l'associazione detentori di herpes che poi Mannaggia sta Corea del Nord. Ma sei scemo. Mi è saltato un timpano. Guarda, per favore. Questo è per dire, capito, che magari tu sei del mestiere e lui no, però chi non è del mestiere ti dice perché lo fai? Io adoro quel meme di quel personaggio, dice anche professore, anche specialista di politica internazionale, quel signore anziano che esce. Avete mai visto quel meme? Mi sa che sono tu. No, è un po' come vibrofono, vibrafono. Daniele, attento perché potessi cadere nell'errore di vibratore. Esatto. Cioè. Per quel fatto dei profili che abbiamo detto prima, ecco. E gli altri profili. No, ce n'è uno, vabbè, dopo ve lo trovo. Chi è? Ragazzi, per favore, normalizziamo le tracce perché non sanno trovare niente. Questo adesso ci stava perché lui lo sa. Questa è la tua amica. È recente, la mia Graziella. L'avete conosciuta? Che salutiamo. La nonna Graziella, la nonna del panificio Santa Caterina. L'amica di Bob Sinclair. No, non ci credo. Spettacolo. Sì. Ma è andato Bob Sinclair quello vero? Sì, sì. Coriana, vai tranquillo che Bob Sinclair ce l'ho anche i DJ famosi ce li ho. Questo non penso che è andato. Che Bob Sinclair. No. È stato da noi Bob Sinclair in originale proprio. Quello vero. Quello col bollino si ha e sopra. No. Imparare di fare le orecchiette, capunde, capuntine, a trombare il pane. Come si fa a non amarle tutte e due? Meravigliose. Sì. Sono esplose in questo. Tra l'altro, queste sono inconsapevoli di questo successo. Vabbè, capisci? TikTok ha dato il là veramente a tante persone sono esposte su TikTok, perché alla fine lì è anche la cosa più spontanea, diciamo, a differenza di altri social, è anche la cosa più inconsapevole, può diventare virale, e quindi funzionano tante cose, e loro sono spettacolari. Quindi, bellissimo. Quindi ci sta. Perché non fate un video insieme? Con chi? Con la Graziella. Ma magari. O con Bob Sinclair. Ma magari. No, adesso mettiamo in comunicazione i canali e
faremo Graziella. Grazie, Graziella e Daniel Condo. So già che Filograno spunterà da dietro. Filograno spunterà da dietro. Poi ci sta bene Filograno. Cioè il non plus ultra. Quagnu, siete geniali. È nato già una collaborazione. È fatto. Un nuovo brand sta nascendo oggi. Va bene, ci pensiamo. Allora, passiamo alla musica. E quello che facciamo il sabato di solito. C'è un altro disco del nostro Vita Antonio. Yes. Si tratta di è complicato quel titolo. Mado, Dancing Wanderers. Con quale strumento questo? Vibrafono. Ah, ok. Ah, sempre con lo stesso. Sempre cudio fa. Non sempre con il tuo cuore. Io lo ascolterei per ore. Io sono follemente innamorato di questo vibrafono. Qui con noi abbiamo Vito Antonio Casparro con Dancing Wanderer. Scusa, non ce l'abbiamo noi un... Che abbiamo? Un vibrafono. Controlla dietro, controlla i magazzini. È un prototipo. Angelo, scendi, fai fendicendo le scale. Non è un vibrafono, quello. Questo è simile. Sì, tipo questo. Mo ti metto due gambette sotto. Il pedale della frizione. No, il pedale non zero. Vado a staccare quello della macchina di filogramma. Ce l'ha parcheggiata qua sotto. Ci abbiamo pure le bacchette. Ce sta la bacchetta. Così dopo facciamo Un live. Una sola ci abbiamo. Una sola, vediamo suona. Non ci abbiamo un'altra. Fantastico. È pure intonata. L'hai accordata? Allora. Sì. Favolo. Mamma mia, Daniel, secondo me io quante emozioni ho. No, parlaci di questo strumento, perché vedi, per esempio, queste sono quegli input che i bambini hanno poi per imparare a suonare. Esatto. Per fare quelle cose. Infatti sì, Scatto non ce li ha comprati apposta a noi. Ah, ok. Cioè, sta pure il tamburello. No, perché devo testare per mio nipote, ecco, perché quindi ho visto che possono andare bene. Okay. Invece di me avevo già capito che era un fallimento, mi ha comprato questo.
questo. Ah, ok. Ad Angelo piace il kazoo. Che poi voglio dire, no, ah, cioè, vabbè, ognuno c'ha. È uno strumento siamo anche questo, tutto, non è un ognuno c'ha i kazoo suoi. E prendilo, che ti faglielo vedere. Fagli, ma anche no, ma anche no, ma anche no. Tuo kazoo, no, Angelo. Non è il caso, magari il kazoo è fantastico. Ah, questo è il kazoo. Ok, ok, ah, fantastico. Okay. Che cosa, che kazoo avevi, no, capito? Mai, non sto capendo più niente oggi. Quindi da qui si inizia, ecco perché quando sì, uno diceva, dice no, l'ho fatto per forza perché studiavo batteria, invece, e invece poi te, cioè uno inizia e poi ti è piaciuto. A voglia. Ma sì, perché sì, vedi, poi quando incomincia a suonare. No, allora diciamo che no, cioè, poi uno strumento, adesso voi lo vedete così, no? Cioè questo è un piccolo strumentino, ok. Però il vibrafono, diciamo che ha l'aspetto chiaramente armonico e melodico come un pianoforte, una chitarra, eccetera. Sì, eccetera. Dicevamo prima. Però anche quella componente fortemente percussiva, no? Quindi io incomincio anche a dedicarmi a questo strumento qua proprio perché sentivo i due aspetti della musica in completa sinergia, cioè questa ritmicità percussiva propria dei tamburi, della batteria, del mondo dei suoni indeterminati, quindi delle pelli, delle membrane. Ogni un tra kazoo e membrane, però dove stiamo andando a parare? Ci potrebbe essere una rottura delle membrane. E unita a un aspetto più melodico e armonico, insomma, poi è stato là, ha detto questo è che devo fare. E a Seudan è incredibile. No, ma non ha a che fare con le membrane così, sì, perché poi quelle si rompono, così, se, le tiri troppo, suonano in un modo. Ma infatti mi sono ho deciso di dedicarmi al metallo, che sono di ferro, niente membrane. Puoi dar sopra quando sei incacchiato, esatto, butti su come ti pare. Sì, sì, sì. E tiri fuori questi brani. Ti piace la yes. Ah, nel frattempo sono giunti dei messaggi. Un saluto agli amici di Radio.Musica a Croma. Bisogna capire se è Fiat Croma. Croma, Croma 328589. Non dire il nome. Pensa che è la targa della Croma. Croma. Ciao ragazzi, siete sempre top e bellissimi. Bellissimi, no, non lo so. Vabbè. Forse vabbè, è riferito a Filogrando. Vi guardo. A voi, la nostra amica Annina. Grande, e poi Annina. Mi sono perso un messaggio. Vabbè, lo ritroverò. Ecco qua. Aspetta, che stavo vedendo. Ecco, sì. Quindi i tuoi brani sono pubblicati, possono, sì, allora, riascoltarli brani, gli amici, allora, a casa? Il brano che abbiamo ascoltato prima e anche questo sono, fanno parte di un disco che si chiama Introducing Vitantino Gasparro, che è uscito a settembre dell'anno scorso. E lo troviamo sui maggiori store. Certamente, digital, sì, store. Su Spotify, su YouTube. Non ho capito, su? Spotify. Ma Spotify. Ma hai dovuto ripagare per Spotify? Per Spotify? Non so. La fai? Come? Spotify. Ma Spotify sta lì. Noi lo facciamo, noi lo facciamo. No, allora sì, è presente in tutti, eccetera, eccetera. Basta cercare Vitantino, sì, Gasparo, sì, certo, trovano la lista. Tra l'altro, dei tuoi. Ho portato qua il disco fisico. Se lo vogliamo far vedere. Allora diciamolo, dai. Chi è che stampa più i dischi? Fallo vedere. No, ragazzi. Qui Parbel è uguale proprio. C'è anche l'LP? Sono io. No, l'LP no. Bella da aver. Non ho voluto fare questo step dell'LP. Vedi che diciamo, sta la SIAE qua, guarda. C'è il bolino con la serie. C'è il bolino. Comunque, il messaggio con la Glim Records, che è un'etichetta, diciamo... Vibra Records. Glim Records. Ah, ho capito, Vibra Records. Un'etichetta ormai... un'etichetta indipendente di jazz salentina che, insomma, si dedica, vedi, alla produzione. E salutiamo, se non ti ci rimane nel jazz contemporaneo italiano. Che ha deciso di scrivere in inglese. Of course. È vero, perché tutti i tuoi brani sono in inglese? A parte uno, però. Sì. Ma che ci significa in inglese? Non solo musica. Ah, è scritto, è il titolo in inglese. Allora, sì, vabbè, allora diciamo che... essendo musicista di jazz, che è una musica che pone le sue radici nella tradizione afroamericana, certo, sia per una questione mia, perché comunque lo slang musicale, anche batteristico, porta con sé tanti anglicismi, quindi io ho sempre anche ragionato, se, non lo so, adesso non ho la possibilità, ma se vi faccio vedere per esempio alcuni miei spartiti, io scrivo in inglese, so, ah, okay, cioè quasi formamenti, sono, non saprei.
e quindi molti brani e i titoli sono proprio spontaneamente dati in inglese. Poi per esempio il titolo del disco là, che è stato alla fine è stato introdotto invitando Antonio Gasparo, là è stata una scelta un po' più, diciamo, di per dare un respiro più ampio a un lavoro che magari se si fosse chiamato, che ne so, Pigro, come una delle tracce magari, no. Là, ti sei stancato, l'hai chiamato Pigro. No, aveva no. finito i termini in inglese, no. Detto, oh. Esatto. Mettiamo sì, qualcosa sì, di italiano. Quindi, comunque sì, insomma, però, magari introducing Vitantonio Gasparo from San Miguel do Brasil. San Miguel. Andavi anche sulla zona brasileira. Certo. Vabbè, sì. Come al solito. Allora, continuiamo. Un piccolo appunto, è arrivato un messaggio: tantissimi auguri di buon onomastico. Io so che oggi è Santa Laura perché c'ho zia Laura. Ma ah, grazie mille per gli auguri. Ma non vedo, non vedo chi c'è. La ricordo con un nome poi, differente. Ma Laura. Ieri Luca. Ieri ma non è Luca. Luca Laura. Ieri Luca. È vero, ieri era San Luca. San Luca, ieri, è vero. Esatto, esatto. E la Zernot Luca. Passa il santo e passa. Passa tu santo e passa tu la festa. Scusa, giovane, mi porti una pezzone di patatini. Però anche una piccola frangata di Kociak e me. Favoloso. Una frangata. Allora, abbiamo due dischi consecutivi. Non lo so, abbiamo sentito una frangata. No, no, ma fa molto ridere. Infatti abbiamo riso. Date misura. Per gli amici di Napoflix, una frangata. Allora, due dischi consecutivi, facciamo una piccola pausa noi. Il primo, ragazzi. Ah, tutti e due, direi. Sono tutti e due. Io secondo me darei il beneficio del dubbio. No, li annunciamo. Allora, il brano si chiama Ci sarà di Albano. Oh, ragazzi. Albano e Romina Power. Qua il maestro, qua il maestro. E il secondo è un brano di Bon Jovi, si chiama Always. Dico, due scelte simili, molto simili. Come diremo noi, a svenire. Proprio. Allora, piccola pausa per noi, rimanete con noi qui. Che bellissima canzone, ragazzi. Come siamo romantici. Quanti e quanti limoni. Quanti? Zero. Io ormai credo zero. Quanti sedili abbassati. Nemmeno. Ma tu che tipo di macchina avevi? Una Smart, ecco perché non potevo non fare niente. Non sanno fare niente. Questi sono due brani, Albano e Romina Power, Ci sarà, che abbiamo ascoltato, e Bon Jovi con Always. Sono due brani che proprio ha scelto Daniele di ascoltare questo. Ecco perché non mi chiamano mai nelle radio a me, perché insomma, fianconi di canzoni. No, invece io direi che ho apprezzato. Ah, vabbè, sono contento. Io ho apprezzato, contento. Ma tu ci credi che forse dopo più di 100 puntate questa è la prima volta che abbiamo buttato un Albano e un Romina Power, quindi no, non è vero. Abbiamo messo i ricchi e poveri, scusa. Oh, scusa, ha corso i ricchi e poveri, non ha corso un Albano e un Romina Power. Ah, no, felicità e mangiare un panino. Spero solo che tu ecco. Come hai fatto? E poi ti richiamo perché ho voglia di te. Ragazzi, potremmo disturbare le linee editoriali di qualche televisione, per piacere. Comunque, queste canzoni sono proprio il tip che tu dici, ma oh, che palle. E poi al ritornello tutti che... Incredibile. Non è a caso questa canzone, perché anche questa è diventata virale, sì. Di un artista che comunque è conosciuto nel suo ambito musicale, però è andata virale proprio grazie ai social. Quindi incredibile. L'abbiamo ricollegata anche a Daniele. Io ricordo che Daniele ha scritto un libro che è un manuale, se sì. non erro, sì, sulla vita di Coppi. Sulla vita di Coppi, e non sei sposato. E non sono sposato. Cioè, tutto dire. Sarà che dopo quel manuale, mentre lo scrivo, dici, ah, vedi, finisci col caso che lo faccio. Capito, è lì, è quella estate. Quella sarà stata. Quell'estate. Può essere complicato scrivere un libro, però è che chi lo legge poi può seguire quello che scrivi, caro Daniele. Ma molti mi scrivevano, dicevo, grazie per avermi illuminato, per avermi aperto gli occhi. Sì. Ma quanto è complicato essere influencer? Quanto ti senti? No, vabbè, io allora, diciamo, ormai influencer viene usato proprio come termine, perché basta che stai sui social, sei influencer. Però io, diciamo, faccio
da influencer faccio magari ogni tanto un video sponsorizzato, quello sì, però più che altro facendo video comici mi sento semplicemente un comico prestato al web, cioè, infatti, quindi non influencer non mi rispecchio, cioè l'influencer è quello che magari ogni giorno ti dice la tua morning routine, ti deve dire quello che bisogna comprare, come bisogna farsi la skin care, come bisogna comprare, cioè, capito, quindi che ti influenza proprio nel tuo stile di vita. Io ci cuso influenzei, cioè, ma parliamoci chiaro. Annunciazione. Che è successo? Io e mio marito vogliamo partecipare a Tende Solare. Beh, potrebbe essere un'idea anche per Daniele. Attentation Island. No, Daniele. Sì, ma pure là vado a trovare. Vado in Isola Deserta, mi trovo lui. Cioè, che porca miseria. Ti immagini che c'è un falò di confronto? Falò di confronto. Cioè, sono sicuro che me lo ritroverei anche lì. No, io voglio dire che Luca è qui anche perché compare spesso nei tuoi video. Quindi ti aiuta anche in questo contesto. Certo. E quello che, se non erro, forse io ne ho visti parecchi perché mi compaiono giornalmente i video di Daniele, bene o male, bene o male te lo ritrovi un video di Daniele nella vita almeno due o tre volte al giorno. E anche Luca, devo dire, cioè, che non ho mai visto sponsorizzazioni occultate, tipo una marchio, cioè nei tuoi video non sono presenti questo tipo di... In che senso? Di pubblicità? Cioè di pubblicità, dice, oggi ti chiama la Coca-Cola, Sure, ecco. Coca-Cola, dice, sto bevendo Coca-Cola. Ah no, così le... Vabbè, vedi, quando parlo so già che sta per partire una sigla. Prima di parlare aspetto un secondo. Hai capito già i tempi radiofonici. No, diciamo allora, spot così li rifiuto proprio io. Ecco, vedi, cioè, perché non mi piacciono. Quindi i video che faccio sponsorizzati creo uno sketch ad hoc dove poi alla fine c'è la parte di dove ringrazi, dove c'è dai 10-15 secondi dedicati allo sponsor, però c'è tutto uno sketch, una storia dietro. Quindi non prendo il cellulare e dico prendete Samsung che è fantastico, quella, esatto, cosa la farei mai proprio nel non cioè, mi piace, quello è che ed mi è piace. Quello appunto che fa invece l'influencer. Con assoluta naturalezza a me non mi vengo, cioè non riesco a farle proprio, cioè mi vergogno. Ma te lo vedi Daniele, hai la forfora? No, dai, credibile. Allora, ultimamente ho rifiutato uno. Ecco perché ha detto questa cosa. Perché ultimamente ho rifiutato una cosa di shampoo, dove però dovevo dire. dovevo fare un claim particolare. Dico, no, ragazzi, no, anche no. Però possiamo dire cosa hai rifiutato anche. Vogliamo sapere. Questo è bellissimo. Svegliamo gli altarini. Non me lo porto più. Allora, ti stai imboccando. Sì. Allora, no, questo è bellissimo. Vai. No, allora è un brand. Allora, ne hanno infilate due abbastanza imbarazzanti. Che però mi volevano, ma credi, volevano coprire d'oro. Sì? Cioè, ho rifiutato tanti soldi, ma ho detto, ma non ci ho pensato neanche un secondo. Cioè, ho detto subito, cioè, un no diretto. Un no diretto era. Uno era una, non mi ricordo l'azienda come si chiamava, ma era una crema per la pulizia anale. No, ma te lo vedi lo spot? Cioè, io volevo farlo. Sbiancamento anale. Ecco. E... No, vabbè. Quindi mi mandano questa cosa. La mia agenzia dice, guarda, ci è arrivata questa richiesta. Ma sei uno scherzo? Dice, no, che cosa? Dice, no, ti vogliono parlare. Facciamo una call. Dice, vai a fare la call. Cioè, di che cosa? Innanzitutto, vado a farmi un bidet. Dobbiamo fare una call. Cioè, che a me non voglio stare. Non sia mai che mi chiedono. E chi ci vorrebbe? Che culo. Cioè, e poi facciamo questa cosa. Io ovviamente abbastanza imbarazzato. Dico, vabbè, dai, ti provo a scrivere un copione, giusto per dire. Quindi cercai, come al solito, di cercare una storia affinché la cosa venisse. Ci giocavamo sopra. Cioè, io ho detto, l'unico modo per farlo, se proprio volete, che ci devo scherzare sopra. Cioè, devo fare proprio me, che vengo chiamato da voce, proprio quello che stiamo facendo in questa call, okay, lo faccio a video. Ok. Cioè, io che vengo chiamato dalla mia agenzia, che vuole farlo per forza, magari mi sarei inventato, col manager che diceva sì, firmiamo perché magari davano soldi, e io dovevo scherzare su questa cosa, come che non. Proprio che mi inserivano il brand, perché alla fine era un fustino tipo il Dash. Avevano creato un fustino tipo il Dash per richiamare proprio quello lo spot anni 90. Sì, sì. Sbiancamento, il bianco, dai, più bianco e non si può. Avevo pensato che qualsiasi io mentre giravo un video, quindi dicevo, ma sicuri che non è invasivo questo spot? L'avrei fatto nel video, no? Certo. Dicevo, sì, tranquillo. Ogni cosa che facevo mi trovavo questo fustino. Se l'avessimo saputo prima, gli avrei dato anche un'idea. Per il nostro amico Orsetto. No.
ovviamente quando gli proposi sta cosa loro mi dissero no, sembra come che ti vergogni. No, non è che sembra, gli spavano, ti vergogno, cioè, però non so come dirlo, cioè, non è che sembra. No, ma è incredibile. E ovviamente ho detto no, quindi se non la faccio così, che era l'unica maniera dove avrei aperto una porticina, almeno ci scherzavo sopra. Cioè, certo, lo facevi al modo tuo, sì, perlomeno. Poi magari la gente incontra per strada, cioè che cos'è? Uè, zipuli tu, cioè non è... Non era bello, non avrei più. Non sentire, così sendo, così non sendo, no. Sendo poco, non sendo proprio. Ma quello si sente proprio, dovrei dire. Quindi... Perché io poi non capisco la necessità di fare questo tipo di trattamento estetico. Non lo so, però... Insomma. Io... Vabbè. Perché Luca diceva, no, fallo. Esatto. Fallo, perché poi mi passi la cosa. Secondo me... Shut up. A lui serve. Incredibile, incredibile. A chi? All'orsetto? Io non ti capisco perché devi sempre cadere negli errori tecnici, Scattone. Queste cose falle fare ad Angel Watt, che è quello dei bottoni. Va bene, tutto bene. Va bene, tra poco parleremo anche del film. Che... Ah, pensavo di sbiancamenti. No, no, io... Era previsto un... Sto cercando di cambiare argomento. Era previsto proprio una... una dimostrazione. Non saprei. Perché chiaramente hai fatto un film, come abbiamo detto prima, e anche lì c'è una storia, sì. E poi avevo curiosità, ma la tengo per dopo. Bene, la tengo bene, per dopo. E tienila tutta. In che senso? No, vabbè, usciamo da questo cul-de-sac. No, incredibile. Guarda. Torniamo dal nostro Vito Antonio Gasparro, che non usa creme. Che intanto sta facendo lezioni proprio. Sì, di... e infatti si è appassionato molto al nostro. Come si chiama questo corso? No. Chiedi a lui, scusa, ma se abbiamo un maestro, allora, in conservatorio, chiedi a me. Però questo è difficile da definire, cioè, nel senso, una specie di... Sì, dai. Fa rumore. Cioè, un metallofono. Che... Ma io conosco i metallari, metallofono. No, fono deriva dal greco, deriva dal greco o dal latino fono? Fono, asciugatore. Asciugatore, okay. A posto, una massa di ignoranti. Che scuola hai fatto tu? Scientifico tradizionale. Quanti anni? Che senso quanti anni? Perché 5. Lui ne ha fatti 6. Capito? Uno chiede quanti anni, uno ne ha fatti 5. Vuol dire che non era appassionato. Io ero appassionato al terzo anno, l'ho voluto rifare. Ha detto mo com'è bello questo terzo anno, lo rifaccio. Pare che lui abbia, in un anno, abbia detto: guardi, io non ho capito bene quest'anno, posso ripropormi l'anno prossimo. E infatti l'ha ripetuto. E quindi mo sta qua. Hai ragione, era una domanda lecita. Invece tu con i tuoi 5 sei... ero a posto già, sì. Cioè, conservatorio, studiato, sì. Conosce le lingue. Quello invece, vabbè, non sa fare le lingue, mo, diciamo. Vabbè, la lingua la... Ma se quello è un coglione da me, che cazzo vuoi? Ma no, è incredibile. Ce ne ha 3000, ce ne ha 3000. No, ma tu sai. Sembra di stare con Mimo Modem. Allora, ascoltiamo il tuo prossimo disco, che si chiama Without Sun. Without Sun. Without e sun. Senza il sole. Senza un sole. Un sole. Senza un sole. Hai capito che conosce le lingue? Parla bene, si sente che parla bene. Ma come parli bene? Metti il disco. Non è colpa mia. Thank you.
E continua il nostro mondo nella musica. Ancora una volta qui We Believe in Music, la terza puntata della sesta stagione, in questa uggioso sabato di 19 ottobre. Abbiamo appena ascoltato, appunto, dato che la serata è uggiosa, Without a Sun, senza il sole. Oggi è sicuro che non ne sta. Oggi sì. Non ne sta. Questo lo troviamo all'interno del tuo disco. Yes, yes. È uno dei 7 brani originali contenuti all'interno. E poi questo può essere un viaggio per uno che lo ascolta, no? Sì, allora diciamo che ogni composizione all'interno ha un mondo a sé stante, se vogliamo. Cioè, questa qua in particolare è un brano con una cadenza abbastanza lenta. Poi in realtà forse il più cupo del... Eh sì, perché senza sole ti dovevi un attimino ritrovare nella sonorità poi del brano. Sì, 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 un po' misterioso, un po'... Sì, ho esplorato un po' questa... ho voluto esplorare un po' questo tipo di sonorità. Ma tu da professionista quale sei? Studente di conservatorio, tutto il resto, no? Sì. La musica quando la componi, la scrivi prima sullo spartito e poi la suoni, oppure prima la suoni e poi scrivi lo spartito? Allora, bella domanda. Tutte e due, cioè nel senso, ci sono quelle volte, allora io premetto, non mi ritengo un compositore, cioè che è successo? Niente, tutto a posto. Io, scusa, per favore mi metti, per favore mi metti, per favore. Ah, ma continuo. Dai. Ben ritrovati amici all'ascolto, edizione straordinaria Sky TG24. Anche oggi Scattone continua a essere impreparato sulla tecnologia e su come collegare un PC al mixer. Questo è la cosa. Grazie per averci ascoltato. Grazie, l'ho buttato, così lo faccio più danni. Non è difficile, cioè è un jack. Ma non so cosa accade a questo punto. È un jack. Ma io ero fermo, in questo momento ero fermo perché ascoltavo le parole di Vito Antonio. Posso che Scattone ti chiude forcato me? In unità di misura da 0 a filograno è gravissimo, eh. Me lo merito tutto. Però per gli amici di Bolzano, chiude forcato da me significa che sta messo male, peggio. Scusaci, Vito, però. Comunque vorrei ricordare che noi abbiamo questo. Ah, a proposito, se avete bisogno, sì. Abbiamo le 10 regole di uno speaker radiofonico. Ah, benissimo, benissimo. Ottimo, ottimo. Parla come mangi, prima benissimo. Regola. Sorridi mentre parli. Sì. Non essere prolisso. Okay. Fanno le storie dove si vantano di essere dei veri baresi. E poi allevo un pomodoro da sopra la fuca. Brividi, i brividi. Non siete ne manca di Minervino Morci. Domanda adesso, tu la togli, li togli i pomodori alla foca? Daniele? Non ne sia mai. No. Assolutamente. Crollo di follower. Assolutamente, non esiste proprio. Dopo lo scandalo del Pandoro. Dopo lo cioè, hai capito? Pomodoro dove... Gate. Sì. Non esiste. Non esiste. No. Infatti, adesso andiamo dalla provenienza. Tu sei di San Michele, l'abbiamo detto 2-3 volte, 5-6-10 volte, e porti una tua tipicità di San Michele. Qual è? A Zambi. Ecco, vedi. Che noi, grazie a Dio, da 6 anni qui a Radio Punto Musica non abbiamo ancora avuto l'onore di assaggiare, capito? E noi vorremmo fare una sponsorizzata, ma invece Noi vorremmo sponsorizzare, per esempio, una macelleria che si ci dà la carne. Niente. Ovviamente quando riuscite a raggiungere questo accordo, richiamate. Prima no, non vale. Guarda che è più probabile che lo faccia tu l'accordo. Mentre tu, caro Daniele, sì? Non ti abbiamo detto di dove sei, anche se probabilmente Bari, lo sappiamo. Bari. Come la fai? La parmigiana. Ah, ma questa voce la conosco. Questa è Francesca Cirone. Certo che la conosci. Questa fa con te alcuni video. Sì. Tu te lo sapevi? Buci, certo. Devi mangiare, o la mangi come si deve, oppure non la mangiare proprio, non le melanzane grigliate. Poi cioè, capace che mi chieda si hai, Quindi non vedete più. Ma spegni. Quindi da buon barese, come la fai la parmigiana? Con le melanzane fritte. Io dico che non la fai proprio. No, io la mangio, non è che la faccio, attenzione, l'ho vista fare.
sì, però sempre con le melanzane fritte, ovviamente. Non so che altri, una curiosità, sì. Ma i tuoi genitori nei video sono i veri tuoi genitori? No. Una sono attori. Una per la punta è Francesca, sì. E poi il papà è invece sempre cangiante. Il papà non è fila, la mamma è fissa. Come si dice, madre sempre certa, il padre papà cambia ogni video, in base a chi è disponibile, però la mamma è sempre lì. Il papà avrò cambiato 8 padri. Bellissimo. Va bene, allora, dobbiamo un attimino stringere i tempi, se non erro, perché abbiamo... Tagliamo filograno. Sì. Tagliamo il suo spazio. In realtà non doveva proprio stare là. Okay. Però visto che è stato, mettiamo, diciamo. Io pure, però... quando vado oltre nei video, taglio sempre i cenni filograno. Lui lo sa già. Filograno sei un di troppo. Ragazzi, è tutto vero, è tutto vero. È un di più. Allora, sono i Lost Frequencies con Reality. Lo ascoltiamo il prossimo disco qui su radio.musica. Io devo fare un programma con Luca Filograno. Sì. Secondo me e non far parlare, e lo tagli. Digli che sta, però poi non muti il microfono. Non gli accendo la luce. Non se ne accorge. La luce rossa sul microfono non accendo. Allora, caro Daniele, sì. Abbiamo parlato un po' nel fuori onda, hai in cantiere qualcosa di nuovo, tra sì. virgolette, sempre nel tuo ambito cabarettistico, comico, eccetera, perché Daniele non è solo, come abbiamo detto, youtuber, TikTok, è solo sketch, ma c'è anche un artista che poi porta il suo spettacolo sì. in giro per l'Italia. Speriamo per l'Italia, questa è la data 1 e speriamo poi di espandere in tutta Italia il tour, poi nel tutto nel 2025. Ci puoi anticipare qualcosina, nome, sì, direttine? Lo spettacolo si chiama Sei in condotta, cioè un nome di merda, questo non so perché non l'ho scelto io, però il nome, vabbè, davvero proprio poco originale, però diciamo è uno spettacolo che è al 90% nuovo, poi c'è un 10% di repertorio, ma quindi tanta roba nuova. Ah. E quindi sono molto emozionato, perché comunque lo faccio a Bari, non mi sono esibito tante volte, cioè mi sono esibito più nelle altre parti che a Bari, che è più facile esibirsi fuori, se molto non erro. molto più facile e quindi sono emozionato, perché proprio è al Teatro Showville, sono tanti posti, quindi mamma sono mia. Quasi 700 posti nella propria città con uno spettacolo nuovo, quindi diciamo l'ansia è a 3000, però non vedo l'ora. Da un lato hai l'ansia che quella data si sta avvicinando, però d'altro canto non vedo l'ora. 7 dicembre 2014. Sì, 2014, già. Bravo, no, volevo fare una cosa detto. 7 dicembre 2024 allo Showville, biglietti disponibili su Ticket One. Mi raccomando, andate, tanto io non ci sono sul palco. Vabbè, due noi gratis, no. Se puoi lasciare quel coso da in mano, per favore. Cioè, ragazzi, anche con lo spinotto staccato crea problemi. Allora non è il jack, è proprio tutto il jack, quel K è proprio ve a pozzetto. Un altro, va! E dai, va! Passi in vantaggio, 2-1 per te, eh? Va bene, va. Ben ritrovati all'ascolto, nuova edizione straordinaria Sky TG24, anzi questo è TG5. È un'altra testata, anche senza computer, senza nulla, solo con un cavo in mano, Scattone riesce a fare danni tecnologici. Fatevi i cavi vostri. Grazie, ci rivediamo alla prossima edizione. Quindi anche la sigla TG5 fa parte della mia playlist in macchina, ma pure l'ora esatta del sì, TG5. Quello, l'ora esatta era il mio incubo da piccolo, cioè quando andavo a scuola. Sì, per me l'ora esatta era proprio il segno che bisognava alzarsi, cioè che qualche minuto dopo si è venuto mio padre a trascinarmi fuori dal letto, quindi era per me, ho proprio un ricordo indelebile dell'ora esatta. Favoloso. Quindi nuovo spettacolo 7 dicembre, debutti a Bari, i biglietti ha già anticipato il nostro Luca Filograno in maniera perfetta, dicendo anche la data in maniera esatta. Sempre 2014. Ma ti ha pagato a te questo fatto? No, hai due biglietti a noi. Vediamo che cosa esce. Vabbè, mi raccomando, ricordiamolo per l'ennesima volta, 7 dicembre. Guarda come è cambiato il tono. Guarda, incredibile. Teatro Showville, giusto? A Bari. Sì, in condotta con Daniele Condotta e non con Luca Filograno. Che non è scontato. Però ci sarà lì dietro, nelle prime file. Sì, sicuro. A fare Dani, c'è Castaldi. Mi troverò fuori dietro le quinte. Poi ci sarà lui. Sponsored by Sbiancamente.
appuntamento anale. Beh, lì lo posso fare, sì. Questo programma è offerto presentato da... Ehi, ciao, Trimone Avvento. Ecco. Ecco. Per chiudere in maniera perfetta. La domanda che porgo a entrambi: vi sentite più malesseri o più trimoni? Più trimone totalmente, ma da generazione. Sì, proprio. Anche io. Vabbè ragazzi, ma non è che ora vi definite tutti malesseri, non perché comunque sono. C'è una differenza. Il malessere è quello bello, impossibile, che esatto. Ti fa star male, e il trimone poi è un'altra cosa. Quindi okay, abbiamo azzeccato, trimoni, allora. Voi siete trimoni. Okay, apposta. Cioè, è giusto per essere precisi e chiari nelle nostre situazioni. Prossimo disco si tratta del nostro Vito Antonio Gasparro, si chiama Pigro. Yes. Non è Piger. Questo è l'unico titolo italiano, sei contento? Ci sono riuscito a dirlo. Oh. Lui stava già mettendo in dubbio che avessi sbagliato la pronuncia. Che già stava dicendo, no, guarda che si dice Piger. Se lo fai dire Luca Filograno sbaglia. Cosa passa dire? Era assonnato, svogliato, ma tutto tranne Pigro. Continuiamo ancora con la bella musica di Vito Antonio Gasparro. Questa è Pigro. Poi, però non mi sembra un mood pigro questo. Un po' più... È un brano che è nato un po' più lento. Poi in studio non lo so che è successo. Si è velocizzato, abbiamo cambiato versione. Abbiamo fatto il jazz e così, una musica che muta. E poi il jazz è improvvisato, no? Allora sì. Sì, però è una musica improvvisata con molto criterio, diciamo. Allora diciamo, è cambiato di cara. È cambiato di cara. Sì, allora diciamo poi soprattutto come intendo io la scrittura musicale, diciamo è una scrittura che si basa sull'esecuzione di un tema e poi ci sono gli accordi su cui poi noi andiamo a improvvisare. Quindi anche tutto il disco che abbiamo ascoltato oggi e il resto delle tracce sono insomma... Gran parte del corpo dei brani sono a soli, okay. Quindi il contrabbasso che si intreccia con il vibrafono, la batteria, eccetera, eccetera. Quindi, per assurdo, un disco che ascolteremo qui dal CD, per dire, non sarà mai uguale al tuo live. Anche lì saresti in grado di, sì, di cambiarlo, sì. Seduta stante, no? Sì. Che il jazz è anche questo. Certamente, sì. Cambiare anche lo stampato. Cioè. Sì, no, infatti, assolutamente. È la musica che rappresenta il momento per eccellenza. Alcuni dei brani sono
prime take senza rifacimenti, cioè proprio così. Quindi io mi immagino un concerto jazz che ogni vado volta diverso col CD e dico ma io questa non l'avevo mai, se l'altra volta non c'era, ma non cioè, vabbè. Potrebbe capitare questo. Sì. Sei mai stato a un concerto jazz, Filogram? Assolutamente sì. È vero, un'esperienza un'esperienza mistica. Sì, sì, sì. È stato bellissimo. I primi due minuti, poi mi sono addormentato. Poi c'era un buffet. C'era un buffet. Credo di aver capito anche la citazione. C'era un buffet alla fine. C'era un buffet alla fine, per quello. Si mangiava, assorbire un'ora di. Anzi, dove potremmo sentirti, Vito Antonio, nel prossimo futuro? Allora, il prossimo concerto che c'ho da fare in magari zona. Potresti fare un cameo il 7 dicembre al teatro Showville, perché no? Metto due idee. All'inizio scaldiamo il pubblico con lo jazz. Con lo cosino carino, però insomma il cosino è bello. Vabbè, questo ho fatti i tuoi, no? Evitando a noi, diciamo, non no, è bello che poi ieri abbiamo parlato con Francesco, ho detto ma secondo te magari porto lo strumento, non so, magari pure per suonare qualche cosa al volo, far vedere, ascoltare al pubblico, e quella ha risposto sì vabbè dai, porto, non si sa, ma lo mettiamo sulla scrivania. E gli ho detto senti, vedi che non è proprio da che si può mettere sulla scrivania. Io mi immaginavo più grosso, mi immaginavo la versione small. Io poi la gente non ha ragione, non è del mestiere. Fatemi anche voi un dissing per piacere. Che non è del mestiere. Portalo, vabbè, io ne so qualcosa, quindi io conosco il problema, quindi ognuno c'ha il suo, filograno, noi ci abbiamo scattoni, che dobbiamo fare? Sì. Avete parlato troppo stasera, ve lo giuro, che vi mando fuori anche voi. Facciamo caso. Dici Vitanto, dove ti possiamo esibire da queste parti? Allora, 13 novembre. Dici. Teatro Abelliano a Bari. Si visto. Bello. Questo non sarà un concerto del mio trio, del disco che vedete nello specifico, ma collaboro con un bassista. Facciamo sempre musica jazz. Una situazione carina. L'importante è suonare, l'importante è esibirsi. No, vabbè, ma fortunatamente faccio abbastanza. Non tantissimi concerti, perché nel mio ambito è molto difficile. Però, diciamo, infatti. Non mi lamento. Poi io sono nella nicchia della nicchia, perché il jazz è già la musica. No? Prima si diceva social, influencer, eccetera. Noi siamo i reietti invece. Cioè la propria... Solo per voi. Vibrafono, mi guarda, ma tu ci sei. Quindi, sì, perché sì. È vero, dai, per i musicisti è la cosa che ci dicono tutti quanti. È già difficile trovare un locale che ti possa ospitare per portare la tua musica, perché portare subito la cover di Toto Cutugno ci vuole un attimo. Purtroppo è molto difficile. Infatti, anche a presentare il disco è stato abbastanza difficile. Ci vogliamo noi. Perché c'è questo contenitore che dà spazio e dà voce. Allora, siamo quasi in chiusura. Io ho le ultime battute con Daniele, poi ci salutiamo. Che abbiamo poi un altro disco scelto dal nostro Daniele, si chiama The Colors Karma. Ah, beh, vedi. La volevo chiudere con l'unica comunque. Canzone moderna che ho messo praticamente. Però non è. Cioè, siamo molto simili sullo stile musicale. Beh. Quando mi hai detto che ho visto Albano e Mina Power, poi c'era Bon Jovi, poi hai nominato prima di iniziare un altro cantante, Champagne di Peppino di Capri. Apposta, la poesia. Stai vedendo qua la content creator incredibile. Tania Ferragni. Quindi lui è Fedez. Sì, la versione Wish. No, quello è Ferret. Arrugginito proprio. Metti un disco che dopo ci salutiamo, dai. Questi erano i The Colors con Karma, e questo è il nostro ultimo disco per questo pomeriggio qui a We Believe in Music, Radio.Musica. Signor Condotta, io non posso che dirle grazie. No, ma grazie a voi ragazzi, grazie a per voi aver accettato il nostro invito. Non ci mancherebbe, non ci mancherebbe. Ci ha fatto moltissimo piacere averti qui, averti conosciuto di persona. Infatti quando sei arrivato ho detto uguale alla televisione. Anzi, noi ti diciamo che se lo devi rottamare Filograno, ci siamo noi tre che potremmo aiutarti. Ah, ok, lo do in permuta. Ok, va bene. Togli uno e ne prendi tre. Ok. Cioè, non so come riuscire a gestire tre. Impossibile, ma sempre meglio di Filograno. A prescindere.
chiediamo a tutti gli artisti, che chiediamo prima o poi di voler fare un featuring. Un featuring. E quindi magari se ci diventiamo noi anche sparring, no, sparring partner non mi permetterei mai, ospite delle tue gag, sarebbe per noi un grande perché onore. Perché no? Perché se sta a filograno può stare chiunque, cioè, non è che cioè, insomma, alla fine cioè, prima che ce ne andiamo. Mi vuole bene. È vero. Non so che però anche Vito Antonio col vibrato. Li voglio tanto bene, li voglio tanto bene. L'ultima domandina, squadra preferita. Bari. Io non avevo dubbi. Bari. Bari, grande amore, sì. Si dice così. Grazie a Luca Filograno per essersi prestato. Grazie a voi. Che cori. Grazie a voi veramente. E ringraziamo anche il nostro Vito Antonio Gasparri, che ci ha fatto conoscere questo lato nuovo della musica, questo tipo di musica che non è conosciutissimo e da noi si riesce a farlo conoscere. Grazie mille. In bocca al lupo per tutti. In bocca al lupo per tutti. Ma ragazzi, noi il 7 dicembre dove saremo? Da Daniele Condotta. Dove? Con sei Condotta a Bari allo Show Wheel. Bravo. Con il pass stampa. Bravi. Così risparmio sul biglietto. Ottimo. È giusto. Pass... Portatevi anche due sedie a prechiudi. Così mettete là dove volete. Non è un problema. Così potete. Sì, si vanno benissimo. Ok. Vabbè, quelle col tavolino, la birretta, la perone. Mettetevi là, fate quello che volete. E poi andiamo anche dal concerto del nostro. Soprattutto al teatro Abbeliamo il 13 novembre. Non si paga pure a te? No, non si paga. Ah, allora veniamo. Allora veniamo pure io, Filogramma. Se vi siete di serve un introducer, ci siamo anche per te. Va bene. Signore e signori, vi do appuntamento a sabato prossimo con un'altra puntata di We Believe in Music. Grazie ai nostri ospiti. Saluti a RT Calabria. Salutiamo gli amici di Napoflix. Non salutiamo più. E poi basta. Ci vediamo. Saluto a Tania, però, dai. Tania Ferragni. No. Tania, vuoi dire ciao al microfono? Dai, vieni a dire ciao. Vai. È vero, sei stata lì tutto il tempo. Adesso un saluto finale. Ciao a tutti. Perché anche Tania la vedo nelle gags. Sì, ci sono anch'io. E anche la madre. Addirittura. Ma tua madre è la signora. Cioè tutta la famiglia ha messo Filograno. È a conduzione familiare. È un ufficio collocamento. Quindi abbiamo finito? Abbiamo finito adesso. Filograno ha finito anche i parenti, quindi non sa più chi. Abbiamo finito. Che cos'è? Perché fai questo? Ci vediamo sabato prossimo, fate i bravi, eh? Ciao ragazzi. Ciao belli. Ciao. Siamo sempre pronti ad ascoltare la tua musica. Siamo qui a sentire la tua voce e le tue emozioni. We Believe in Music, il format radiofonico per la musica e gli artisti emergenti. Il sabato in diretta dalle 17 con Chicco, Scat e la regia di Angel White. We Believe in Music, persone oltre la musica.